Ciao ragazzi, sono Tommy e sono il papà di Luciano. Ragazzi, sono il Lapo, è il 20 dicembre e sono meno 5 gradi a Sommaia, provincia di Firenze. Quest'oggi mi avventurerò nel campo di olivi per dimostrarvi che per dimostrare un cazzo, insomma, tanto per fa bordello, speriamo di non trovare il contadino. Dedico questo video ai miei maestri di snowboard della scuola Zebra Snowboarding di Madonna di Campiglio. Faccio un saluto grande. Il gesso, sì, c'ho il gesso, però questo non potrà fermarmi. Facciamo un po' di riprese dello spot. Questa è casa mia, 2 giorni dopo la grande nevicata. Questo è il giardino e questa è la mia grande tavola. Età circa 6 anni, resiste ancora. La cosiddetta tavola per le minchiate. Avventuriamo. Siamo pronti? Via! Dislivello di circa 5 metri fatto di muri di mattoni. Non è il caso. Uscendo verso sinistra, cercando una via migliore. Di qua sembra meglio, anche se è un po' ripido. Mi faccio una tutta la caduta. Vediamo, pare ci sia già passato qualcuno, magari qualcuno. Non è facile inquadrare con un gesto una mano con. Sono circa a metà del campo, piccola pausa. Vedete, campo fitto di ulivi. Vedo le impronte di animali, speriamo di non trovare nessuno. Albero, polli sul ramo. Penso di essere arrivato quasi in fondo, tra un po' dovrei raggiungere il fiume. Con la strada, i sassi frenano la mia discesa, ad impronte di alcuni sci, ed eccomi. Sono e salvo, come un frate. Che fatica, ragazzi. Dai, ancora più giù. No, c'è troppa terra. Ho raggiunto il mulino ad acqua di Sommaia, famoso per la sua antichità. Nato intorno al 1800, serviva a portare la corrente nelle case di Sommaia. Ok, non mi è più una sega, però è sempre uno sfondo storico della missione. Bene, è il momento di risalire. Come potete notare, l'attrezzatura non è delle migliori: scarpe da skate, come scarponi da snow, jeans classico che tiene un cazzo di perché mi fa un freddo boia, e giubbottino molto tattico della Burrich, mi sembra giusto. Via, ora risalgo a piedi, Facciamo una piccola ripresa panoramica della situazione, casa mia, i monti innevati, notare bene il cartello strada dissestata, per ammirare Monte Morello imbiancato, e qui la strada della morte. Via, avventuriamoci. Dove mi sono? E qui?
e qui e qui. Cazzo, è già sciolta. Niente può fermarmi. Sono andato da terra e sono andato per terra. Ok. Noto un piccolo fognamento da ollare. E non da piantarsi così. Appunto. Un po' di neve nel gesso. Ok, mi sono piantato. Fa niente. Vai. Vai, tavolo, vai. Vai, vai. Volevo dire, ho fatto il pane. Vai, ho fatto il pane. Impronte di animali. Chissà dove sono. Gli schianano, eh. Ok. Oddio, si sta ricchi. Perché sono arrivato al termine. Yeah! Ma di che c'è qui? Questo è un paradiso. Ah no, è un orto. C'è i vigneti e il vino. Fa un po' male il braccio. E qui sono arrivato in fondo. Basta ragazzi, ce la fa più. Ragazzi, ho trovato il paradiso. Dopo innumerevoli tentativi ho scoperto questo campo, che ha una pendenza diciamo di una pista blu, sì, più o meno come una pista da sci blu. Ma la particolarità più interessante è che per ogni fila di olivi c'è un dislivello di circa un metro in discesa che permette di fare dei salti. Ci vorrebbe un cazzo di cameraman, ma non vedo persone nel raggio di un chilometro almeno, e quindi vado da solo. Che Dio me la mandi buona. Come on. Eccoli. Vai. Un po' di usciolina non farebbe male. Eccoli. No, oh, è già finito, cazzo. È meglio evitare di superare la... Oi, oi, che mi è venuto in mente? No. Troppo ripido. Cazzo, però era bello. Io direi proprio che è il caso di tornare in vetta. Ho trovato il punto migliore al dislivello massimo e con una buona rincorsa ho fatto sto cazzo di rampettina di merda da solo. Adesso cercherò di sistemare la macchina fotografica sull'albero per cercare di riprendere almeno un grab. Dai ragazzi, ci siamo. Ragazzi, siamo giunti alla fine. Anche il grab è venuto. Non era dei migliori, ma se lavoro sulla rampa si può fare di meglio. Non è che ci fosse... Sì, ci fosse. Non è che c'è qualcuno che voi può venire a darmi una mano, tipo cameraman, eh? No, eh? Vabbè, vado a me. Mi furerò un cavalletto. Ciao.